No, ma insomma, mister... Lasciarmi andare, è tutto a posto. Mi spieghi cosa stavi facendo, Misty? Paracadutismo? Oh, ecco. Non mi ascolti mai. Ciò che ti avevo chiesto di fare era ottenere più informazioni sulla magia dei cristalli e su come funzionano. È ancora quello che vuoi, vero, Opalin? Sì, beh, sbrigati. Bene, andiamo! Oh, ehi là, Bunnycorn! Non fate caso a me, buon appetito! L'avevo proprio calcolato! Oh! Oh, no! Qualcuno ha cercato di rubare i cristalli! Certo, ma chi e per quale ragione? Forse il vetro è caduto da solo! Che c'è? Potrebbe succedere! Devo ammettere che è emozionante, sembra quasi un vero mistero, non pensate anche voi? Emozionante? Un pony ha provato a rubare i cristalli che ci hanno restituito la magia! Emozionante! È un vero disastro! Zip ha ragione, in quanto alicorno, è mio preciso dovere proteggere i cristalli e tenere tutti i pony di equestri al sicuro! Scusate il ritardo, Sparky ha trasformato le mie chiavi in uno sciame di api e poi ho dovuto prendere un po' di miele per... beh, fa nulla, che mi sono perso! Sei arrivato giusto in tempo, Itch! È il momento che io diventi l'alicorno di cui equestri ha bisogno! Ma per riuscirci mi servirà l'aiuto di tutti voi per esercitarmi. Ok, Sammy, ripeti con me. Sono super forte! Sono super forte! Fiducia in me stessa! Io sono l'alicorno! Io sono super forte! Wow! Ho fiducia in me stessa! Qualcosa a proposito di quei cristalli misti? Perché ci stai mettendo così tanto a rubarli? È una storia divertente. Io... Che cosa è stato? Ehi, c'è qualcuno qui? Meglio andarsene subito. Ti racconterò tutto più tardi, Opalin. Che vuol dire che mi racconterai tutto più tardi? Ho sentito qualcosa provenire proprio... da qui. Quel cespuglio si è appena spostato. Non dire sciocchezze, Itch, hai di certo avuto un'allucinazione. Insomma, il cespuglio non si muove. Oh, guardate! Sta scappando! Oh, meno male, sei solo tu! Pensavo fosse un pony pericoloso! Guardate, pony, è solamente Misty! Ciao, ciao, Misty! Ciao, sono la vostra vecchia amica Misty! Come voli bene, Sunny! È stato uno spettacolo! Scusate, ora devo andare! Arrivederci, Misty! Vecchia amica, eh? Io non ne sarei così sicura!
fatevi avanti e prendetene una fetta. Questa è una delle torte alla frutta più buone di tutta Mertime Bay. Deliziosa! Buona! Dovreste vedere i vostri musi! Robby, tu hai letteralmente della torta che ti esce dalle orecchie. Oh, è vero? Hai proprio ragione, Zip! Pony, stavo pensando, per il gelato potremmo... Oh, torno subito, scusatemi! Misty, mi spieghi perché ci metti così tanto? Hai dimenticato il motivo della missione? È torta quella che hai addosso? Oh, sì, è una storia piuttosto lunga. Tra poco avrò finito, promesso! Mi raccomando, Misty, si tratta di un compito estremamente importante. Perciò vedi di non deludermi. Ehi, Misty, votiamo per i gusti del gelato! Fai in fretta! Sì, arrivo! Qui tutto il giorno ad aspettare che quella piccola pony si dia una mossa. Ho questioni decisamente più importanti di cui occuparmi. Inchinati subito al mio cospetto, pony! You could call me evil, but I will go and take just what I need. Don't need no pony with me. Yes, it might be villainous, but that's what makes me the perfect queen. You will be. Intensa, potente. Oh sì, dovreste proprio avere paura. Ma perché ci stai mettendo così tanto? Abbi pazienza, ci sto lavorando, Palin. Ricordati che qui non hai margine di errore, Misty. Non ti preoccupare, Opalin, non ti deluderò, puoi starne certa. Oh, sono Sunny e sono convinta che tutti i pony dovrebbero avere la magia. Oh, ho così tanti amici a cui voglio molto bene. Ti consiglio di goderti la magia finché dura, perché non appena riuscirò a mettere anche uno solo dei miei splendidi zoccoli sul Dragonfly, io diventerò la licorno più potente di tutto il mondo. E tu e i tuoi poveri giornichetti sempre sorridenti dovrete rispondere a me per il resto delle vostre sciocche vite! Benvenuti a Pony Cure con Jazz! Per cominciare avrete bisogno di uno stencil e del vostro smalto preferito. Anche la Pony Cure fatta in casa può essere chic! Quel mantello, oppure ti giuro che... Ti ho fatto, roditore invadente! Se soltanto avessi i miei poteri! Lasci anche solo una minuscola macchia, io... Adesso te la farò pagare molto cara. Razza di piccolo infido! Opalin, ci sono riuscita! Un'esplosione alla kiwi paia con cuoricino viola, come mi avevi chiesto! Finalmente! Così va molto meglio. E adesso, Misty, passiamo a una questione cruciale. Aiutami a scegliere una corona del potere. Mi avevi detto di tenere d'occhio tutti i pony stasera e sai che tra poco inizia il karaoke. Non posso proprio perdermelo. Il cosa? Torno presto! Non sposerà mai quel campagnolo.
che qualche pony ci veda. Mica solo un pochino, soltanto... Si può sapere che succede? Buona festa della Uledra! Non ci credo, siete venute! Non mi avete più detto niente, perciò io... ecco, beh, sì, ho fatto degli altri programmi. Era ovvio che saremmo venute e abbiamo programmato l'intera giornata. È davvero stupendo, però... Andremo alla spa per avere un aspetto impeccabile per il nostro servizio fotografico Fan Club! Che pensiero carino, però vi devo dire che... E poi prepareremo tutti i tuoi piatti preferiti e ci faremo scompigliare la criniera dal vento mentre voliamo verso il posto perfetto per un picnic al tramonto! Oh, tesori miei, sembra tutto magnifico, però, come vi stavo dicendo prima, temo di aver... preso altri impegni. Oh, Alfi, ma sono bellissimi! Oh, Alfi, Alfi, Alfi! Vi ho interrotto per caso? Oh, no, no, le mie figlie mi hanno solamente fatto una sorpresa per la festa della Puledra. Già, giornata piena, un sacco di programmi. Però grazie mille di essere passato. Magari potresti unirti a noi. Oh, sì, certo, è un'idea davvero geniale, mamma. Sì, assolutamente, tu sei il benvenuto. Di disastri. Ragazze, ma che modi! No, hanno ragione. Mi dispiace avervi rovinato i programmi. Adesso penso che sia meglio che vi lasci alla vostra giornata speciale in famiglia. Ci vediamo. Sono molto delusa da entrambe, ragazze, sappiatelo. Alfi voleva solamente stare un po' con noi e renderci felici. Ma noi volevamo che passassi una festa della Puledra perfetta! Esatto, e lui ha rovinato tutto. Sì, so che non l'ha fatta apposta, però comunque l'ha fatto. Tutto ciò che serve per rendere una giornata speciale è passarla con i pony a cui vogliamo più bene. Non importa cosa facciamo o se capita qualche piccolo imprevisto. Wow, certo che camminando si va lenti. Ehi, Alpha Battle, ci dispiace davvero tantissimo, noi non pensiamo a quelle cose. Volevamo regalare a nostra madre una giornata perfetta, ma per lei può essere perfetta solo se ci sei anche tu con noi. Siamo molto felici che nostra madre abbia un nuovo amico. E ora ce l'abbiamo anche noi, giusto? Siamo ancora in tempo per il picnic, se ti va di partecipare. Ne sarai molto onorato. Qualcuno vuole favorire? Ehi, la tua routine quotidiana ti rattrista e ti distrugge? Ti sembra sempre che niente vada mai per il verso giusto? Wow!
così non va affatto bene! Aiuto! Aiuto! Oh, mi dispiace! Beh, facciamo che questo lo offro io! Vorresti poter partire verso luoghi lontani e prenderti una bella pausa da tutto? Beh, ora puoi farlo! Il paradiso è molto più vicino di quanto tu pensi! Sei d'accordo con me, Dazzle? Oh, sì, assolutamente, Sky! Qui a Pony Tropico c'è qualcosa di speciale e unico per tutti i pony! Attenta! Beh, come puoi vedere, Pony Tropico ha davvero di tutto! Che tu sia in cerca di avventura... o della tua creatività interiore! Che tu voglia farti coccolare dal lusso! O solamente riposarti e rilassarti gustandoti deliziosi e prelibatissimi piatti gourmet! Forza, allora! Che cosa stai aspettando? Prenota subito la tua vacanza a Pony Tropico! Non esitare! Bene, Pony, direi che è ora di andare in vacanza! Ah, Pony Tropico, mi servirebbe una vacanza rilassante. Sparky! Hai visto quei pony che si divertivano a fare sci d'acqua? Mi piacerebbe tanto provarci. Beh, sapete, sono davvero felice che vi sembri divertente. Perché... adesso dovete correre a fare le valigie. Preparati, Pony Tropico, stiamo arrivando. Starò via solo una settimana. Ve la caverete. Dobbiamo farci forza a vicenda. Andiamo. Ruby. E va bene. Vedo! Un sacco di nuvoloni dall'aspetto molto pericoloso! Zip, sei proprio sicura che... State tranquilli, ho tutto sotto controllo. Sono certa che non ci sia da preoccuparsi. È soltanto un po' di pioggia. Sì, ci sono quasi! Ehi, forza, Pony! Guardate il lato positivo! Almeno Ruby ha potuto farsi i fanghi! Taratà! Troppo presto, Izzy! Troppo presto! D'accordo, l'importante è restare calmi! Per vostra fortuna, miei cari Pony, ho preso una mappa che ci mostrerà esattamente come arrivare... a casa! Quindi non solo stiamo per perdere il traghetto che porta a Pony Tropico, ma ci siamo anche persi! Davvero! No, non potrebbe andare peggio di così! Pony, se ci muoviamo potremmo ancora riuscire a prendere l'ultimo traghetto diretto a Pony Tropico! Guardate, ecco il traghetto! Eccolo che se ne va! Ehi, possiamo sempre andarci l'anno prossimo, Pony! E poi, in fondo, non ci serve Pony Tropico per divertirci insieme! Dico bene? Già! Non riesco a credere che io stia per dirlo ad alta voce, ma chi ha bisogno di una spa di lusso? O di lanciarsi per fare parapendio. O di un po' di relax in spiaggia. O di un bellissimo mosaico fatto di conchiglie. L'unica cosa che ci serve per una vacanza indimenticabile siamo noi. Pensate anche voi quello che penso io. Mi piace lavorare, se con me ci sei anche tu.